Rieccomi! Allora, ci ho messo un attimo, voi non lo sapete, ma intanto avrei pensato di infilarsi sotto la cucina perché ho comprato degli aghi e chiaramente sono già riuscita a perderli. E quindi ho dovuto mettermi mezz'ora a raccattare gli aghi, se no devo farveli vedere. Comunque, partiamo subito. Lungo. Mi sa che è arrivato anche l'orso. Comunque, ecco, gli aghi adesso li perdo un'altra volta. Allora, ho preso questi tre aghi qua, che al momento mi sfugge il nome, ma questi li ho presi da Amazon. 5 euro mi sembra che ho pagato tutti e tre. Aghi in fila, fettucce, credo che si chiamino, qualcosa del genere. E sono di tre misure e dietro hanno il silicone per infilare la roba che vogliamo cucire. Chiaramente la messa a fuoco fa caccare come al solito. Comunque, tre misurini diversi, tre misure diverse, e voilà. Questa era la prima cosa, però questa l'ho presa da Amazon. Invece da Maxi Abbigliamento ho preso di nuovo un po' di, chiaramente sempre materiale per borse, lottare sale. Deve ringraziare che la stufa adesso è spenta, perché se accesa ci sale di sopra, ci lascia i zampini. Comunque, andiamo avanti. Ho comprato di nuovo tre sagome per pochette un po' più grandi, delle volte non mi bastassero, e ho preso il set di tre pezzi. Sembra che l'ho pagato intorno agli 8 euro, 9 euro, 8,99, non mi ricordo di preciso. Comunque ce ne avete tre e sono tutti della stessa misura. Io pensavo fossero di misure diverse, invece c'è per là. Comunque ne avete tre. Adesso voglio uccidere il mio gatto, vieni qua. Poi ho preso del cordino, vi mostro subito che questo qua è misto Lurex da 500 grammi, cordino italiano, credo. C'è scritto Made in Italy, poi se è Made in Italy o Made in China, lo so solo chi lo fa, se riesco proprio. Ed è questo bobinone qua. Se devo essere sincera, ho anche del cordino tie da sacchetto, preferisco le bobine, perché da sacchetto si fanno i nodi e sapete meglio di me che quando volete fare una borsa e si formano i nodi, la cosa vi rompe abbastanza le balls. Volevo trovare il bandolo della tassa, eccolo qua per farvi vedere com'è. Eppla! Ed è fatto con messa a fuoco, no, vabbè, comunque lo spessore è questo. E ce n'è mezzo chilozzo. E neanche uno verde, quello che ho preso tie da sacchetto, che ho preso in una merceria qua di Aosta, verde con l'urex oro. Comunque questo è il bobinone, il prezzo non me lo ricordo. Poi mi sono lanciata sulla raffia, c'era solo questa qua e ho preso questa qua, non c'erano altri colori, quindi mi sono dovuta accontentare del colore che c'era. E se trovo il bandolo della tasta, che è qua, ve la faccio vedere. Perché vorrei fare una pochette piccolina in raffia. Questa qua è rosa. Sciocchi. È abbastanza spessa, eh. A me piace perché non voglio che si veda il bianco, quindi quando faccio le pochette ci vado a lavorare con una cosa un po' più larga. Devi stare attenta, girarla bene, metterla tutta. Però, secondo me, è molto più carino l'effetto finale. Poi chiaramente va da persona a persona, lì sono gusti e nessuno ci può fare niente. Comunque questa qua, 250 grammi, ce n'è di questa, c'avevo da qualche parte. Dov'è che l'avevo scritto? Sono sicura, sulla bolla che non trovo più, però giuro che era scritto in bolla. Comunque 250 grammi. Che vederla così adesso che ce l'ho qua, sembrano pure pochi. Ma la faremo bastare, perché io ho oltretutto della lana baby che voglio sfruttare per fare proprio i contrasti. Tipo ho usato del Pandora e ci ho messo della lana baby in mezzo nella lavorazione per riuscire ad avere un po' di contrasto. Poi per finire ho preso un bobinone, anche questo da 250 grammi. Questa è Ciniglia. O qualcosa che si chiama così. Ah, aspettate, che apro. Allora, questa è Treccia Ciniglia si chiama. Sempre Made in Italy. 250 grammi. Che non si vede, però
E ciniglio, ciniglio. Però essere della treccia ciniglia, l'effetto è bello, la morbidezza meno. Cioè, nel senso, non è morbido come certi capi di ciniglia, ma ci sta. Ed è fatto così. E niente, questi erano i miei due acquistini da Maxi Abbigliamento. Adesso dovrò mettere tutto in pratica perché ho ancora tutto da fare. Ho iniziato una pochette e non sono neanche a metà dell'opera, perché ho avuto dei problemi e dovevo comprare, ho comprato i ponticelli, ma trovo che siano pacchiani su una pochette così piccola, quindi sto cercando un'altra soluzione che ho in mente che poi vi dirò. Ciao!